Dopo aver affrontato lo scorso anno il delicato e quanto mai attuale tema dell'immigrazione, l'Unione Avvocati Europei della Sicilia Orientale torna con un nuovo convegno, questa volta sulle discriminazioni nello sport e l'autonomia dei privati. Ieri nel Casale Papandrea di Fiumefreddo di Sicilia, che domani ospiterà anche il convegno, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Il diritto dello sport è sicuramente un diritto importante, una branca di diritto molto importante, e l'argomento di questo convegno lo è altrettanto. Parliamo della discriminazione appunto nel diritto dello sport. La discriminazione noi purtroppo, specie nel mondo del calcio, la vediamo e vi assistiamo regolarmente. Mi riferisco agli striscioni, mi riferisco agli slogan antirazziali, eccetera, perché in realtà ormai è notoria, ormai è prassi, la multietnia nelle squadre di calcio, ma così come in tutti i campi, nei vari campi dello sport. Per cui stiamo ponendo appunto l'attenzione su quelli che sono i problemi attuali, con delle linee guida che sono i diritti fondamentali dell'uomo per come previsti nella Carta Europea, ma i diritti dell'uomo per come previsti nella nostra Costituzione. Obiettivo dell'associazione è approfondire alcune tra le questioni più delicate di interesse di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Sotto il profilo del diritto, il diritto sportivo è un diritto completo e dipendente, nel senso che abbraccia in maniera trasversale tutte le discipline del diritto, il civile, il penale, l'amministrativo, il tributario. Purtuttavia, nonostante ne sia assolutamente dipendente, è anche molto autonomo, molto autoreferenziale. E sotto il profilo squisitamente tecnico si potrebbe anche dire che il diritto dello sport acquisterà veramente il suo ruolo nel momento in cui acquisterà la sua piena autonomia giuridica innanzitutto.